Un quartetto d'archi e sette ospiti probabilmente non bastano per raccontare via Zamboni. Con la redazione siamo stati alla serata I tesori della città raccontati per immagini, per raccogliere alcuni aneddoti sul cuore pulsante della cultura universitaria bolognese. Le chiedo di raccontarci un aneddoto, un ricordo che secondo lei rappresenti al meglio via Zamboni. Per quanto riguarda il conservatorio, senz'altro il nostro istituto. Posso dire, come dirò per esempio, che la stanza nella quale noi lavoriamo, io e il presidente, era lo studio di Rossini, che è stato consulente perpetuo onorario del, chiaramente in età avanzata, lui è stato uno dei primi studenti del conservatorio, che allora si chiamava Liceo Filarmonico quando è nato, e diversi anni dopo ha accettato la carica di consulente perpetuo onorario. Il suo studio era proprio dove siamo noi, per cui c'è un attimo di rispetto quando si passa in quelle stanze, perché insomma, ci sono passati tanti, anche come studenti, tanti grandi musicisti. Ma il fatto che via Zamboni è forse la cosa più da ricordare è il fatto che via Zamboni si sviluppa intorno a una grande cicatrice. La cicatrice è quella provocata dalla ferita della distruzione delle terre e dei beni dell'ultimo grande signore di Bologna. Giovanni II Bentivoglio viene cacciato dalla città all'inizio del Cinquecento e le sue case che sono in quella zona vengono distrutte. E tant'è vero che c'è ancora una strada che si chiama Via del Guasto che non fa altro che ricordare la distruzione del suo palazzo, forse il più bello che aveva. Ci vogliono due secoli per creare una cicatrice. Lungo questa cicatrice, nel corso di due secoli, si sviluppa e fioriscono una serie di attività culturali che poi nel corso del Settecento rendono questa strada una specie di tesoro della città. Improvvisamente, nella metà del Settecento, a Palazzo Poggi vengono portate le cose più preziose della città di Bologna. E da lì, nel corso dell'Ottocento, queste cose vengono riportate via un'altra volta. Per cui diciamo che fra questa piazza e via Zamboni c'è un continuo passaggio di oggetti nomadi, migranti, e che nelle loro migrazioni esse generano sapere, contaminazione, come ogni migrazione, e producono quindi quella che è la peculiarità culturale della nostra città. Penso che principalmente via Zamboni rappresenti un luogo molto libero dove ci si incontra, dove ci si incrocia casualmente o non casualmente tutti i giorni per studiare, per stare con gli amici, quindi sia per fare università sia per fare semplicemente relazioni. E quindi se penso ai progetti di riqualificazione che sono stati tentati in questi anni, penso che forse quello che un po' manca e quello su cui bisognerebbe puntare di più è coinvolgere e far partire in primis questi progetti proprio dagli studenti, quindi cercare di avere una forte sensibilità rispetto a qual è il modo appunto di vivere questa via che abbiamo noi. Magari non tutti i bolognesi sanno che, visto che siamo in piazza, che il pozzo che è in comune, il pozzo del Teribiglia, in realtà questa che è in comune è una copia e noi invece abbiamo l'originale nel nostro bellissimo cortile, per esempio. Che nell'Ottocento fino ai primi del Novecento la platea del teatro era senza sedie e venivano tantissimi cittadini di Bologna a fare le feste, a fare gli incontri, a fare le danze, ed è un bel pensiero, quindi un posto dove la gente veniva, si divertiva, stava insieme e non era solo in religioso silenzio ad ascoltare le opere. Poi è cambiato molto, è cambiato il tempo, è anche bello tornare in teatro, a trovare un momento di concentrazione, però è anche bello pensare a chi uno viene a teatro
per divertirsi, per stare insieme, per incontrare gli amici, ed è l'invito, venite in teatro a vivere anche in maniera diversa quello che non deve essere la sacralità di un luogo, ma il piacere di stare in un luogo. Poi abbiamo i nuovi bar, la terrazza, avremo molte occasioni per creare nuovi aneddoti con i giovani di Bologna. Pensandone uno, all'improvviso mi viene in mente il Palazzo Bentivoglio distrutto, che era la grande residenza appunto dei signori della città appunto di Bologna, e di cui appunto in Pinacoteca è conservato quello che è considerato uno dei frammenti sopravvissuti della sua decorazione che si trovava all'interno. Quindi è così una presenza fisica di una realtà che è completamente cambiata e che però è estremamente significativa attiva della via. Iniziative finora realizzate nell'ambito del progetto ROC, il piano per l'innovazione urbana di Bologna, come sono state percepite e accolte da chi abitualmente vive via Zamboni e quali cambiamenti hanno prodotto? Quello che noi adesso vogliamo cercare di costruire è una relazione con il luogo e con le attività culturali circostanti che si è improntata a un'apertura un pochino diversa, un pochino nuova. È chiaro che partiamo da un'istituzione che ha anche una sua certa fragilità, perché è un contenitore di libri antichi, è un contenitore prezioso in sé perché contiene una libreria del Settecento che vedremo questa sera, però allo stesso tempo è una biblioteca con molte possibilità, per cui stiamo cercando di studiare ipotesi di apertura che vadano al di là di quella che è la fruizione tradizionale della biblioteca, in modo da intercettare, diciamo, quella parte di utenti che concepiscono la biblioteca in un certo modo, solo come luogo di studi, ma che potrebbero vederla anche in un'altra ottica. È un lavoro complesso da fare perché si tratta di intervenire sulla logistica, sugli spazi, sulle porte, cabine, armadietti, tutto quanto, però abbiamo cominciato un percorso che spero che ci vedrà arrivare presto a cogliere dei risultati. Intanto diciamo che il progetto ROC arriva in questo periodo al primo anno di attività. Le attività hanno mirato soprattutto a creare una nuova rete di collaborazione fra tutti i soggetti che vivono e animano la via Zamboni, dagli studenti ai semplici cittadini e turisti fino alle associazioni che hanno diversi interessi in questa parte della città. E quindi grazie al laboratorio ULAB che è stato gestito dalla Fondazione per l'Innovazione Urbana si è creata e si è rafforzata questa rete, che è stata capace di costruire moltissime nuove produzioni, lo si vede anche dall'intensità e dalla ricchezza dei cartelloni che si sono succeduti quest'anno, quello invernale prima e oggi il cartellone estivo che ha una sua location definita nella Piazza Verdi e a cui ROC ha offerto un grande contributo. Oltre a questo stiamo lavorando ad una riflessione sulla trasformazione dei luoghi della zona universitaria, quindi le piazze principalmente, ma anche il teatro comunale, e posso dirvi che a breve uscirà un bando internazionale di progettazione sul teatro comunale che trae una gran parte dei suoi temi e delle sue indicazioni progettuali dal percorso svolto grazie a ROC. Da molti anni l'amministrazione sta cercando di migliorare le condizioni nella zona universitaria, ma di certo la presenza di un pubblico eterogeneo e interessato a frequentare questa zona in orari diversi e anche con finalità diverse è una condizione molto importante per rianimarla, diciamo così, e quindi anche per circoscrivere quei fenomeni di criminalità che in effetti sono sì gravi e a volte si ripetono, ma stanno anche diminuendo. Bologna è una città che vive in simbiosi con la sua università, quindi qualsiasi trasformazione anche dell'assetto fisico dei poli universitari coinvolge necessariamente la città.
città. Io credo che questo piano strategico di Ateneo, che è stato varato dal Rettore Ubertini, configura una città con molti nuclei e molte differenziate presenze dell'università in diversi quartieri, anche in periferia. Penso che se si rafforzano anche i poli periferici, la presenza dell'università sarà sicuramente più qualificante, penso per esempio al Navile, al Lazzaretto. Contemporaneamente la presenza all'interno del centro storico continuerà sempre ad essere molto importante, perché questa è l'identità dell'Università di Bologna.